E ora parliamo di un prodotto di eccellenza, il tartufo. Andiamo a Savigno, Appennino Bolognese, che è terra di tartufi tutto l'anno e che d'estate punta sul nero anche per i prezzi abbordabili. Antonio Farnè. Questo è il tartufo nero, chiamato anche scorzone per la sua crosta dura. È tipico del nostro territorio di Savigno e va dal periodo di giugno fino a settembre, quando inizia il bianco. È il re delle tavole estive, plusvalore importante per quei territori in cui se ne trova in abbondanza. Savigno, centro della Val Samoggia, Appennino Bolognese, lo sa e per questo ha deciso senza esitazione di puntare sul nero, confermandosi tra le capitali italiane del tartufo. Per iniziare la stagione estiva, autunnale, va bene anche il tartufo nero. Molto. Avete delle richieste? Sì, abbiamo delle richieste. Voglio di tartufo, a volte si mangia il tartufo anche se non è bianco. Bianco nei mesi freddi, nero in quelli caldi, stessa famiglia, ma cambia il lignaggio e così anche il valore di mercato. Il nero costa indicativamente sui 10 euro letto, mentre il bianco sui 200. E anche, sicuramente il bianco ha un sapore più delicato e un profumo più intenso, però anche il nero viene usato da noi sugli stessi piatti del bianco e viene apprezzato ugualmente, anche se un po' meno saporito, un po' meno profumato. Come si utilizza il tartufo nero in cucina? Le ricette sono molto ampie. I primi piatti, principalmente gnocchi con una miscela di parmigiano, tartufo nero estivo, risotti. Secondi piatti interessanti con il salmerino del Corno alle Scale, quindi un pesce della nostra montagna, vellutate di patate di Tolè, oppure anche uova. Queste sono le ricette di questo momento.